di Wonderboy. Ho perso le parole, ragazzi, eppure. Ce le avevo qua un attimo. Siamo finalmente arrivati a Budapest, terza tappa del nostro viaggio delle sei capitali della mite in Europa. Siamo di fronte al Parlamento di Budapest, che è il secondo parlamento più grande del mondo. Siamo stati qua 5 anni fa, non ci abbiamo voglia per niente di rifare un'altra volta il giro delle attrazioni turistiche. Giusto per farvi un rapido recap, ve le elencheremo alla maniera del sindaco di Acitrullo. Le nostre monumente! Il Parlamento! Il bastione dei pescatori. Castello di Buda. Le terme. No, no terme questo, quell'altro, le terme di Budapest. La chiesa di Mattia. Il ponte delle catene, che mo ci stanno pure i lavori. Grande sinagoga! E questa è Budapest! Siamo qui da Mocca Cucca. Abbiamo ordinato 2 cappuccine che in realtà sembrano 2 quadri, sono bellissimi. Ma prima è giunto il momento di ringraziare ancora una volta il santo NordVPN. Come abbiamo detto già 1000 volte ormai, noi sponsorizziamo solo roba che usiamo veramente. NordVPN è una roba figa. Cos'è NordVPN? È una rete virtuale che vi permette di navigare in totale sicurezza e in maniera criptata, soprattutto quando vi collegate agli open wifi. Tipo qui dove ci troviamo, possiamo navigare in totale sicurezza senza che i nostri dati vengano carpiti. Poi ovviamente ci sono tante belle featuring fighe, cioè potete guardare la vostra serie preferita se vi trovate all'estero e nel catalogo dello streaming della nazione in cui vi trovate non è presente quella serie, basta aprire l'app di NordVPN, cliccare sulla mappa del mondo, cliccare sull'Italia e magicamente il vostro telefono crederà di essere in Italia e la serie in questione comparirà sul vostro telefono. Eccellente. E esattamente il contrario potete fare quando volete per esempio prenotare gli hotel oppure volete prenotare i voli. Se provate a connettervi da altre nazioni, i prezzi sono sensibilmente diversi. Abbiamo un link nostro personale che fa molto figo. Ho l'impressione da qualche parte, ma anche nel primo commento pinnato del video e anche nella descrizione del video. Entrate tramite il codice perché avete uno sconto wowowiwa. Proprio così, wowowiwa. Appunto per NordVPN, il prossimo codice vogliamo nordvpn.com/wowowiwa. Però questo sarà per la prossima volta. E adesso sono arrivate le uova. E io, come ogni volta che posso, ho ordinato le uova alla Benedict, che sono una delle mie cose preferite per fare colazione. Ho scelto una versione proprio tutto ungherese per provare una cosa locale. Buona affumicata del prosciutto. È speziato, buonissimo. Al cambio attuale in euro abbiamo pagato circa 18 euro per i 2 cappuccini, per le mie 2 uovazze. E tu che hai preso? Io ho preso un semplice toast con la marmellata, ragazzi, perché mi sono svegliata col mal di testa. Che vergogna, per fortuna, l'insante medicina, adesso sto bene. Stai bene? Sei pronta, quindi carica per mangiare? Sì, sono carichissima. In questo posto che si chiama Opačka ci siamo fermati per uno spuntino a base di Curto Scalax, che avete visto nell'episodio di Natale e quindi sapete già cosa sono, ma in questo caso è una versione salata con condimenti vari, dal pollo fritto alla tartare all'hamburger, una cosa fighissima che non avevamo mai visto finora e quindi siamo curiosi di provare questo incrocio tra la tradizione e la modernità. Come da tradizione a Budapest ho preso una lemonade. Dovete sapere che qua a Budapest sono pazzi per la limonata e con lemonade loro non intendono il limone e basta, qualsiasi cosa fatta con acqua gassata, agrumi vari pressati dentro e diversi sciroppi che spesso sono fatti in casa come in questo caso, per loro è una lemonade e ci si pasteggia, pure se fuori nevica a loro piace bere con la roba fresca gassata, in questo caso l'hanno fatta con more, ribes e acqua gassata. Questo, ragazzi, è un juicy lucy. Per chi non sapesse cos'è un juicy lucy, praticamente sono 2 hamburger col formaggio in mezzo. Qui c'è anche il Curto Scalax, le cipolle caramellate e poi c'è una colata di formaggio erborinato. Ho perso le parole, ragazzi, eppure. Ce le avevo qua un attimo. È squisito, una bomba di sapori. La carne è buonissima, mi piace anche la grana proprio. L'hamburger, il bun è morbido all'interno e croccante all'esterno. È la grande. Saranno passati 2 minuti. Una betoniera umana.
invece io ho preso un Porto Scalax schiacciato e reso croccante, così puoi vincere dalla prova croccantezza, con sopra una tartare, pomodori, cipolla e jalapeno a pezzetti, no salse, per sentire il sapore di questa carne in potenza. È buono. Questo è molto più semplice di quello di Ale, ma vale la pena assaggiarlo, perché la carne che usano qua, che non so che carne sia, sarà carne locale, è spettacolare, è proprio buona da sola. La vera differenza la fa il Porto Scalax, che è un impasto un po' dolciastro, ma poco poco, e però quando viene poi pressato così diventa tipo biscottato, caramellato, e fa un buon contrasto con la carne. Ah, figata. Reso conto di questo spuntino da sicuro, è buono. Abbiamo pagato 18 euro per i due panini e la mia bevanda a base di more. Tra l'altro questo locale si trova in una via che si chiama Radai Uchka, spero si pronunci così, molto figa, piena di localini. Tra l'altro qua vicino c'è un ristorante ucraino che si chiama Ukrainian Backyard. Ci voleva mannare, ma siccome non possiamo mangiare in 10 posti in un giorno, non ci andremo. Però se qualcuno di voi ci capita e c'ha voglia di cucina ucraina, andateci e fateci sapere se ci siamo persi una cosa figa o no. Comunque, ho pallallero. Buonissimo. Lo chiameremo Oppallallero. Oppallallero. A Budapest c'è il New York Café, che si vanta di essere il caffè più bello del mondo. Ah, non è proprio il più bello del mondo, però è uno dei più belli del mondo sicuramente. Ed è un edificio storico in cui sono passati scrittori, poeti, tutta la letteratura e l'avanguardia della Budapest bella. È molto bello dentro, non possiamo dire che non sia bello, dai. E come facciamo a sapere noi che dentro è bello, visto che per entrare si fa una fila di solito... E quella lì. Quella là. Quella è una fila di oggi, che è un mercoledì d'inverno, figuratevi che può essere qua d'estate, è l'ora di punta. Per bersi un caffè che costa 8 euro e qualcosa. 8,50 euro. 8,50 euro. A oggi. Quindi secondo voi due come noi possono fare mezz'ora di fila per pigliare un caffè a 8,50 euro? Però volevamo vedere dentro. E come si fa? Adesso vi diamo questo super tip che vi potrà essere molto utile se volete solo vedere come noi, come è fatto dentro e basta. Niente di più facile. Entrate praticamente dall'entrata dell'hotel. Poi girate a sinistra, scendete le scale e siete dal lato dei bagni. Aiuta molto entrare facendo finta di guardare il cellulare o avendo un'aria molto sicura di uno che nell'hotel ci vive. Io così ho fatto, ormai non mi interessa nessuno. Però devo dire che l'ambiente dentro è meraviglioso, c'è un palco con il gruppo dal vivo, suonano per voi come nei primi del Novecento. Noi ovviamente il caffè mo ce l'andiamo a piena d'altra parte. Sì, sì. Io volevo prendere una cosa leggera per una volta. Sì, ma chi ci crede? Sul menù io ho letto gingerbread latte. Latte al pan di zenzero. Pensavo fosse latte, basta. Guardate che cofana. Siamo dal Cardellino. E da quello che ho capito è la traduzione di Arani Pinti. Che Ale, passando da fuori, si è innamorata dell'arredamento che si intravedeva dalla finestra. C'è tutta un'atmosfera alla Belle Époque. Posso dire una cosa? Ah, faccio il New York Café. Oh, brava, là volevo arrivare. Ma non lo so quanto paghiamo, ma sicuro sto caffè che ha preso Ale non costerà 8,50 euro. Poi vi diciamo il prezzo totale. Beh, io assaggio questo gingerbread latte. Non è buono. Sa proprio dell'omino di pan di zenzero di Shrek. È arrivata sta copra di castagne e sono 20 minuti buoni che sentiamo grattare là dietro, quindi questo l'hanno fatta adesso. Grattugiati e rum, un classico Mont Blanc, soltanto che con questo bel piattone da pasta, con questi bei cucchiaini, ha tutto un altro sapore. Allora, con meno di quello che avreste speso al Caffè New York per un solo espresso, con 7,57 euro abbiamo preso tutto quello che avete visto. Questo è il classico posticino che uno non beccherebbe mai se gira semplicemente nelle rotte turistiche. Se invece voi vi camminate la città a piedi, beccate queste piccole chicche. Poi fa bene camminare, a parte che vi torna fame per assaggiare altra roba, quello è il trucchetto, ma poi almeno un pochettino smaltite. Ascoltate l'assaggio, Alessia, perché domani sarà il suo compleanno e quindi sta diventando, ma non ve lo potevi, evidentemente, non ogni giorno più saggia. Non ho detto perché mica più vecchia. Me lo dovevi ricordare, mi è rimasto l'ultimo giorno. Guardate la faccia della saggezza, questa è la saggezza. Andiamo a fare un giretto al mercato di Budapest. We'll be right back.
L'esteriore del mercato di Budapest è molto bello, l'edificio che lo ospita è molto antico, molto bello di per sé. Dentro ci trovate principalmente frutta, verdura, carne, un milione di salamini di tutti i tipi e paprika, paprika in tutte le forme, in pasta, in sacchetti, sacchetti piccoli, sacchetti grandi, sacchi da 50 kg e un sacco di souvenir da portare ai vostri amici. Conviene comprare qua? Nì. Nel senso che la paprika che trovate qua la trovate pure nei supermercati, però se volete fare un pensierino, un consiglio, le corsie centrali costano un po' di meno di quelle laterali, non so perché, ma è così. Al piano di sopra si magna, però non ci hanno mai ispirato i posti che stanno sopra, quindi non ci siamo mai fermati. Se voi ci passate fateci sapere com'è. Dovete sapere che Ale è una grandissima appassionata di biblioteche e in tutto il mondo mi fa andare a vedere biblioteche. Ma di la verità, no, era carina. Era bella, era bella, bella. Ma spesso le biblioteche, soprattutto nelle città antiche come Budapest, sono qualcosa che vale la pena vedere, come nel caso della biblioteca Sapo Erwin. È un edificio della fine dell'Ottocento, una sala da ballo grande, una sala da ballo piccola, c'è una smoking room. Poi immaginatevi questi uomini e queste donne che ballavano il valzer in queste sale, poi si andavano a riposare nella smoking room, bevevano un gin. Ah, che bello. Ah. È un posto immenso. È una biblioteca in funzione, su diversi piani, 7-8 piani. Piena di ragazzi che stanno studiando. Si paga 3,50 euro cada uno circa per entrare e visitare come vi pare. Mi raccomando, questa zona di cui vi parliamo noi, quindi delle sale da ballo grande e piccola, eccetera, eccetera, si trovano al quarto piano, in fondo. Tutto il resto è una normale biblioteca moderna. Un'altra cosa da scoprire quando venite a Budapest sono i ruin pub, che letteralmente significa pub in rovina. Se siete già stati a Budapest in passato, probabilmente avrete già visitato questo dove siamo adesso, che è il primo e il più famoso del mondo. È lo Szimplakert. Spero si pronunci così perché il nostro ungherese non è che migliora con il passare del tempo. Cosa sono i ruin pub? Ce ne sono diversi a Budapest. Sono dei pub, dei centri polivalenti costruiti all'interno di edifici abbandonati. Questo dove siamo adesso, il Szimpla, è veramente grosso, costituito da diverse stanze su diversi piani. Dentro è tutto una specie di caos ordinato. Ci sono stanze con oggetti di recupero, con arredamento che sembra fatiscente, spesso lo è davvero, con oggetti di modernariato, ci sono graffiti dovunque, colori dappertutto, però in realtà questo posto ha un suo fascino. È un posto polivalente anche nella fruizione. Se venite ad esempio di domenica, ci siamo stati noi tanti anni fa, la domenica mattina qui si tiene un farm market, un mercato con frutta, verdura e oggetti di artigianato, molto divertente. Ci potete anche fare il brunch nelle stesse stanze dove adesso invece abbiamo appena ordinato una birra, ma ci sono altre stanze dove potete fumare il narghilè, ci sono delle stanze dove potete prendervi un caffè, al piano di sotto c'è un concerto di un duo acustico, chitarra e voce, posto veramente figo, quindi se vi capita venite a fare un giro al Szimplakert. Buongiorno. Buongiorno. La signora qua mi ha già preannunciato che ha una voglia. Ci siamo passati davanti 10 volte. Da Joe and Fredo. Finalmente, finalmente. La mia anima canadese quando vede un donut si vorrebbe fermare ad assaggiarlo. A maggior ragione se il donut è quadrato. Abbiamo due filling meravigliosi. Il mio è ripieno di crema di lampone. Non è l'impasto quello soffice di un donut americano, diciamo che è a metà tra un krafen e un donut, però è molto buono, è buonissimo. Invece il mio ha un ripieno di lavande che mi ricorda la mia amata Provence. Un sacco di lavanda, anche perché ci sono i petali di lavanda canditi sopra. Buone. Costavano più o meno 4 euro cada uno, quelle bontà quadrate, quindi 8 euro per due donut, però veramente grossi e veramente pieni di roba. Sì, erano ripienissimi. Consigliato pure Joe and Fredo. Si è fatta l'ora di pranzo e ci è venuta la solita voglia di goulash che prende a quest'ora. Siamo nel pieno del quartiere ebraico e siamo al ristorante Ghetto Goulash. In realtà eravamo molto indecisi se riassaggiare un posto di hamburger, ragazzi, buonissimo, in cui siamo stati, ma Alessia ci ha scritto un articolo. Il Tuning Burger Bar è una roba atomica, ragazzi, se ci avete voglia di hamburger. E comunque oggi voglia di goulash, se mangiamo il goulash. Abbiamo ordinato un cocktail che fanno qua a base di palinka e limonata. Questa è una limonata al sambuco mischiata con la palinka. La palinka è una specie di grappa che fanno qui in Ungheria, la fanno
fanno pure in altre parti dell'est Europa e si fa con la qualunque, qualsiasi tipo di frutta va bene. È talmente radicata nella cultura ungherese la palinca che il governo ungherese aveva autorizzato la produzione di 50 litri di palinca a casa per ogni abitante dell'Ungheria. Qualche anno fa lessi un articolo su sta cosa, perché questo ovviamente è in conflitto con le leggi dell'Unione Europea, non è che ti puoi fare gli alcolici a casa, quindi c'è stata un po' di maretta tra il governo europeo e quello ungherese, ma non lo so chi ha vinto, però è una roba buona, mischiata con la limonata si può pure pasteggiare. Se avete visto l'episodio sui mercatini di Natale, se non l'avete visto andatelo a vedere, abbiamo già assaggiato il goulash, però il goulash al mercatino è nella stragrande maggioranza dei posti, il goulash è un po' più cremoso, i turisti preferiscono più uno stufato più denso, in realtà quello originale è questo, è un po' più brodoso, più che uno spezzatino è una zuppa di carne e di vegetali. È buono, è buonissimo, l'aprigosissimo, molto speziale, ma è buono, adesso è buono. Quando ordinate uno stufato dove c'è scritto venison, quasi sempre cervo, speriamo sia cervo, tanto qualsiasi animale che è, forse è capriolo, è buono uguale. Questo come consistenza è molto più simile a quello a cui in teoria siamo abituati noi italiani. Proviamo la frittella Absolute. Questo è puro pane, pane fritto, ma la salsa quanto è buona. Paprika. Vabbè, se non altresì specificato, la paprika c'è sempre. Allora, la carne non è stracotta, non è il tipo di carne che si straccia con la forchetta, ma è morbida. Ragazzi, vi devo dire che è veramente buona. Adesso assaggiamo un ortobagi polo cinta. Ma tu sei sicura che si pronuncia così? No, praticamente è una crepe che avvolge una carne che prima viene cotta in umido e poi viene ripassata in padella con cipolle e spezie. È un cannellone, un sacco di paprika e panna acida. È molto gradevole. Ghetto goulash. Molto buono. Abbiamo speso 30 euro per i tre piatti che avete visto. E la bevanda. Se vi trovate a passare dal ghetto ebraico è un'ottima sosta traditional. Adesso, caffè. E che caffè. Dopo il goulash, no, ci vuole un pezzo di torta. Siamo venuti al caffè Gerbeau ad assaggiare la torta Dobos, che è una delle torte più famose della pasticceria ungherese. È una torta che ha più di 100 anni, è stata inventata proprio da un pasticcere di qui ed è fatta, adesso mi potrei sbagliare sul numero, ma forse sono 7 strati di pan di Spagna alternati a 7 strati di una crema fatta a base di burro e cioccolato coperta da uno strato di caramello croccante. La torta Dobos è uno dei simboli di Budapest e dovevamo assaggiarla, e pare che qua il caffè Gerbeau, nonostante sia in piazza Vorosma di Terra, i mercatini di Natale li fanno praticamente qui dietro alle nostre spalle, nonostante la posizione centrale e nonostante i prezzi ovviamente siano leggermente più alti della norma, non sono così alti da non giustificare un assaggio. Più o meno, per darvi un'idea, i caffè costano sui 2,70 euro e i 2 pezzi di torta che abbiamo ordinato costano attorno ai 6,70 euro, una roba del genere. Oltre alla torta d'ovo ci abbiamo preso anche un altro pezzetto di torta proprio piccolo piccolo, ed è la torta Gerbeau 160, mousse al cioccolato fondente e caramello, gelatina di pesca rossa, noci di pecan salate, purea di noci verdi e glassa al cioccolato. Mi sembra buono. Cioccolatosissimo, non sono riuscita a rompere, no, prendo tutto, lo mozzico. Sì, non lo so. Così va fatto. Ah, proprio così. Non ho capito come si fa a mangiare insieme caramello e cioccolato. Tu una volta fai un mozzico di caramello, una volta. Non credo sia stata la prassi che applicava la questa Sissi quando veniva a mangiare, allora, da queste parti. Dobbiamo chiamare il signor Dobos e chiedergli come si mangia la sua torta. Secondo te vale i soldi che costa? Se considerate dove siamo, questo posto è qui al 1858, per considerare comunque il pezzo di torta è grande. Sì, gli vale. Questa è buona con la pala. Una ganache di cioccolato al caramello con inserti di crema di noci verdi, pesca rossa, ma che ci stiamo a parlare? Io le spenderei 6 euro e passa per un pezzetto di bontà.
Allora, cari giovani, noi Budapest ce la stiamo passeggiando tutta a piedi e devo dire che è fattibile, anche d'inverno col freddo che fa, però parlando di distanze, diciamo, le principali attrazioni quanto staranno al massimo l'una dall'altra? 2 chilometri? 2 chilometri e mezzo. In mezz'ora a piedi. Arrivate un po' dovunque. Però se voleste invece prendere la metro, vi consigliamo di farlo, se non altro per ragioni storiche. Sì, la metro di Budapest è la seconda metro più vecchia dopo quella di Londra. È del 1896. E la prima linea attivata, la famosa M1, mi sembra che sia stata addirittura dichiarata patrimonio dell'umanità. Ogni stazione vale una sosta. Scendete random solo per guardare le stazioni, potete pure non uscire. Senti cara, ma mo tutta sta camminata mi ha fatto venire un languorino. Io so già dove portarti. Mi fido ciecamente di te. Angosci sono il corrispettivo delle pizze fritte napoletane o delle nostre pizzonde abruzzesi. Un impasto di pizza fritta che nella versione più tradizionale si condisce con panna acida e formaggio. Ci sono un sacco di versioni, addirittura qua in questo food court lo trovate anche nella versione burger. Quindi sono due mini pizze fritte, una sopra l'altra, che fanno tipo da panino, e in mezzo gli hamburger con tutti i condimenti. Non è che quello che abbiamo ordinato è leggerissimo. Abbiamo ordinato una variante dell'angosci, sempre con la panna acida, col formaggio, come da tradizione, ma con bacon e cipolla caramellata. Una cosetta leggera, insomma, pre-cena. L'impasto è una pizzonda di quelle nostre, dalle parti vostre, come si chiama, comunque la pizza fritta. E neanche troppo unta, è asciutta. Prova a prenderci un po' di ripieno. Buono, formaggio, bacon, cipolla e panna acida, poteva essere cattivo. Questo per noi è la merenda, per il resto del mondo questo potrebbe essere una cena. I prezzi qua in questo corner sono leggermente più alti che nel resto di Budapest. Tipo questo costa 8 euro e qualcosa, mentre quello base costa 6 euro e qualcosa. Però qua secondo me vale la pena spendere qualcosa in più, perché vi sedete e trovate mille cose insieme. Il caravan sta veramente appiccicato al Simplagert, per Ruin Pub di cui abbiamo già parlato. Un'idea per voi potrebbe essere fare la combo, visto che allo Simpla non si mangia. Quindi potreste venire qua con la comitiva, ognuno si ordina la cosa, mangiate quello che vi pare e poi andate là a farvi un bel bicchierazzo. Può essere un'idea. Allora, con questo leggerissimo pasto chiudiamo la nostra visita a Budapest. Speriamo di avervi trasmesso un po' del nostro amore per la capitale ungherese. Non l'abbiamo detto finora, ma oggi è il compleanno di Alessia. Sì, adesso andiamo a festeggiare, andiamo a cena, e questa cena la vedrete in un altro episodio speciale. Nel frattempo, prima di salutarvi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, struccate la campanella e poi iscrivetevi ai nostri social, così ci seguite le nostre scorribande gastronomiche. Quindi tanti auguri cara. Grazie. Andiamo a festeggiare. Ciao.